Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere un piccolo kit di Halloween. Sono delle capsule insanguinate o in realtà per creare sangue, e vedete come in questo disegno, quindi una volta messa in bocca le morse possono creare questo effetto di sangue che naturalmente costituirà un bellissimo scherzo per i vostri amici. Naturalmente, vedete, ecco qui, queste sono le nostre capsule. Sono commestibili e infatti anche qua dice che possono essere mangiate e non sono pericolose da inghiottire. Quindi naturalmente basta mettere queste capsule in bocca, morderle oppure appunto schiacciarle tra i denti e vedrete che ci sarà questo effetto di sangue. Io naturalmente in questo video non ve le faccio vedere mentre le mastico, ma cercheremo di romperle appunto semplicemente schiacciandole. È comunque un kit che va bene per bambini sopra i 3 anni e direi che sotto è piuttosto pericoloso proprio perché le pastiglie potrebbero essere ingoiate. Ecco qua, ora sono riuscita a romperlo e vedete in realtà all'interno c'è una polvere. Il motivo per cui poi si trasforma in sangue è naturalmente perché abbiamo la saliva, e quindi provo ora a mimare la saliva con un bicchiere d'acqua e metterò quindi la nostra capsula all'interno ed ecco qua, vedete che la polvere si trasforma in questo liquido rossissimo che è davvero un po' come sangue. Guardate, se ve lo immaginate in bocca ha davvero sicuramente un effetto simile al sangue. Vedete anche qui in fondo al bicchiere si assemblano già queste particelle. E cerco ora di prendere la capsula. Ecco qua, vedete, non è più facile prenderla perché in realtà si scioglie. Proprio perché dice, come dicevamo prima, è commestibile. Dovete immaginare che sarà anche possibile per il materiale con cui è fatta che si sciolga in bocca. E infatti vedete che diventa molto molto più morbida rispetto a come era prima. E già inizia quasi a spezzettarsi. Ecco qua, ce n'è naturalmente un'altra, come ho fatto vedere il kit era composto da 2 capsule. E io direi che al momento non la provo, però se davvero davvero volete che io la provi e quindi che si veda l'effetto direttamente in bocca, naturalmente scrivete qui sotto nei commenti, fatemi sapere. Potrei davvero creare un altro video per voi e farvi vedere quindi che la mordo e che il sangue esce direttamente dalla mia bocca. Ma direi che questo test con l'acqua è stato davvero efficiente ed efficace, perché siamo riusciti comunque a mimare l'effetto che sarebbe quello della nostra saliva e naturalmente avere diciamo, l'efficacia di quello che è queste pastiglie. Ci vediamo quindi alla prossima volta. Ciao!